Ecco il fischio Palla 2, bella iniziativa promossa dal presidente Petrucci, che ha proposto in tutti i campi di basket questo minuto di applausi per la piccola Sveva. Adesso formazioni, quindi vediamo Padova con De Nicolao, Daniello, lo ricordiamo l'anno scorso a Cesena e prima ancora a Lecco e anche Crema, poi Ferrari, Morgillo, Piazza, mentre il quintetto olginatese, Basile, Gatti al posto di Bugatti, Manetti, Ratalino, Donadoni. Prima palla è per le mani di Basile, che scarica su Donadoni. Vedete, intanto Manetti con Basile si intendono i due, Ratalino subito, Gatti per Donadoni che va a segnare! Subito un bel triplone e buona l'iniziativa di Matteo Gatti, che non doveva entrare per l'inversione di maglia. Avete visto, a volte buona la sua iniziativa, penetrazione, adesso è Basile contro che marca Daniello, buono e va subito Ferrari a segno, è un ottimo giocatore. L'anno scorso ricordiamo che Padova ha transitato, sbaglia Basile il passaggio, adesso pasticciano un po', ma è libero De Nicolao che va a segnare ed è subito sorpasso, 4-3, due pasticci difensivi, uno propiziato chiaramente dalla palla persa sull'appoggio di Basile. Ricordiamo che l'anno scorso i due play, Piazza e De Nicolao, sono stati tra i migliori giocatori a rubare la palla. E ancora Gatti che si impossessa di un rimbalzo furbescamente in attacco. Adesso Basile scarica ancora per Manetti contro e va fino in fondo, primo canestro per Manetti in maglia Gordon. Quindi premiato l'ingresso nel quintetto con una bella iniziativa contro Ferrari, che, come vi stavo dicendo, Ferrari l'anno scorso è stato uno dei migliori giocatori non solo per Padova ma per tutta la Serie B. Adesso Daniello, avete visto, proprio sullo scadere, bellissima l'iniziativa, è un altro canestro e siamo 6-5. Adesso al tiro Rattalino, non va sul primo ferro, niente da fare per Gatti che era saltato per il rimbalzo De Nicolao, servito, messo in gioco da Daniello, ancora lui, e vedete adesso c'è fallo di Basile in un mismatch e non poteva fare diversamente contro Morgillo, ricordiamo, due anni fa in quel di Lecco. Adesso entra Bugatti, doveva essere già dall'inizio per questo errore al referto. Adesso mette i piedi in campo. Subito vedete, bello il... Vediamo, niente, è stato considerato commesso infrazione di piede, giustamente la palla nel tentativo di Basile di recuperarla è andata a carambolare sui piedi del proprio compagno e quindi si azzera, 14 secondi nel gioco, Piazza per De Nicolao, Daniello va fino in fondo contro, bravissimo Morgillo che spazzola via, il rimbalzo è di Basile. Adesso Basile ed è fallo, trattiene Manetti, vediamo se abbiamo visto bene, sì, è il fallo del numero 14 Ferrari. E adesso ci sarà primo fallo di squadra, rimessa dal fondo per Alessio Donadoni. Donadoni, cresciuto nel PL Lissone, ancora da tre, solo il ferro, riparte Ferrari, appoggia subito De Nicolao per Piazza, adesso si porta a spasso la difesa e poi scarica su Daniello. È buono questa volta l'intervento di Basile e non ce la fa però andare fino in centro, però segna da tre Basile,
ed è contro sorpasso 8-6, buona esecuzione. Avete visto, Alessio Donadoni è stato fortunatamente toccato il pallone, quindi non ha potuto appoggiare al tabellone, ha dovuto girarsi, ha perso l'occasione per tirare, ma ha trovato uno scarico, quindi assist per Basile. Daniello da tre, e Ferro, rimbalzo ancora di Basile che si sta facendo vedere proprio sotto le plance, rimbalzi lunghi, coglie l'occasione e di sfruttare i tagliafuori di Ratalino e Manetti. Adesso Bugatti per Manetti che va quasi a centrocampo a prendere lo scarico. Basile palleggia e manca pochi secondi e forse c'era anche un fallo, tira in qualche modo, niente da fare. Adesso parte velocissima, sapete, bravo, bravo è Piazza che ha colto l'occasione di una finta, la difesa si era allargata, però ormai non si aspettava nemmeno lui di essere libero. Fallo di Manetti su De Nicolao, secondo fallo di squadra per Olginate. Ci sarà adesso rimessa dal fondo. Ricordiamo intanto che Olginate è stata a Corsara la prima giornata vincendo di 15 punti 72-57 contro Mestre, mentre è una partita viva, caldissima, equilibratissima di Padova che ha vinto di 3 punti contro la quotata Varese. Adesso ottimo scarico e ancora Ferrari, 8 pari intanto la partita è sui binari dell'equilibrio. Vediamo Basile, è il motore della squadra. Adesso Ratalino cerca di trovare, è buono, fallo. Morgillo su Manetti, ben imbeccato, a mio avviso poteva anche aver rischiato di fare un passi nel momento dell'arresto, però tutto regolare e ci saranno 2 tiri liberi per Manetti, Simone Manetti. Da Civitavecchia, l'anno scorso giocava in C Gold in Toscana, sbaglia il primo. Intanto Ferrari è già a quota 6 punti degli 8, giocatore pericolosissimo nel pitturato. Va a segno 1-2 per Manetti e quindi 9-8 al quinto minuto, punteggio abbastanza basso. Per questi primi 5 minuti le squadre si stanno studiando con Olginate maggiormente pericolosa al perimetro. Adesso vedete, continua a segnare Ferrari e continua a sfruttare tutte queste palle vaganti nel pitturato olginatese. 10-9, vantaggio per Padova. Bugatti deve girarsi, ne ha 2, Ferrari, Morgillo, e adesso scarica dall'altra parte per Basile ed è corta. Vedete che Olginate deve assolutamente, trova solo spazio dal perimetro. Adesso è Daniello, anche lui non va, e Bugatti che ruba letteralmente la palla da Morgillo che si è un po' addormentato, pensava di averla per lui. Bugatti da 3, niente da fare. Olginate continua a tirare da 3 e trova poche conclusioni nelle interne, e il coach dovrà cambiare un po' perché ci vogliono. Bugatti intanto commette il fallo, il terzo fallo di squadra. Stavamo dicendo che coach Meneguzzo dovrà cambiare qualcosa perché in attacco prevalentemente le soluzioni sono tutte da 3, 6 conclusioni da 3 e contro solo 3 conclusioni all'interno. Daniello si libera, Morgillo prende spazio su Ratalino, intanto è Piazza, scarica ancora, vediamo, chiude bene Ratalino, è lunghissimo, un airball per Morgillo, ben curato dalle lunghe leve di Ratalino. Bugatti per Manetti, Manetti va sempre a ricevere molto fuori, porta fuori Ferrari. Vedete che Padova non ha delle torri come Olginate, però riesce a fare ottimo, grandissimo Donadoni per il contro sorpasso 11-10, grande penetrazione, va fino al ferro Alessio, grande prestazione. Intanto coach Meneguzzo prepara Mentorelli al suo esordio, settimana scorsa per un risentimento muscolare, da qualche settimana era fuori, adesso ancora Morgillo, questa volta
si prende qualche centimetro di vantaggio su Rattalino e appoggia in semigancio per il sorpasso nuovamente 12-11, partita equilibratissima. Bugatti, finta, passo, tiro, segna, bravissimo Bugo Bughez, 13-12 per Olginate. Olginate non molla contro la quotatissima Antenore Energia Padova. Da tutti è ancora buono il, questa volta avete visto che si libera in mezzo a due di forza Morgillo e va a segnare per il nuovo sorpasso 14-13. Vi stavo raccontando che Padova, adesso c'è un minuto, si è chiamato minuto, sembra coach Meneguzzo, forse vuole spiegare perché troppi i punti subiti, 8 punti da Ferrari, 4 da Morgillo, tutti all'interno, quindi i temutissimi, no non è minuto, i temutissimi esterni Daniello, Piazza e De Nicolao stanno facendo un ottimo gioco per i propri compagni. Stavo dicendo e vi stavo raccontando che Padova è considerata nelle top 4 di questo girone e quindi ci aspettiamo un campionato di fascia alta. Già l'anno scorso a lungo ha anche sognato la vetta, poi per pochissimi quasi nella parte finale non ha potuto avere un piazzamento migliore nei playoff. Adesso vedete intanto è buono Rattalino che appoggia molto bene e quindi adesso va a segnare per il 15-14. Adesso ancora Morgillo gli dà fallo, ma è prima del contro Ferrari, scusate, è ancora a chi l'ha andato, vediamo, è a Bugatti il fallo su Ferrari, 15-14, quarto fallo di squadra, quindi dal prossimo saranno tutti tiri dalla lunetta, viaggio in lunetta. Intanto Bugatti deve uscire perché ha già due falli, entra Matteo Gatti, andiamo a vedere perché intanto è entrato Bianconi. Altro canestro di Daniello, 16-15, palla persa. Il tiro di Bianconi un po' avventato, però è stato fortunato perché il pallone praticamente nel doppio rimbalzo gli è tornato in mano. Adesso vedete, buono lo scarico, Daniello prende vantaggio, va fino al ferro e segna appoggiandola dolcemente, mini break, massimo vantaggio 18-15 con questo 4-0, ma soprattutto con una palla persa nella rimessa. Adesso pronti i cambi, vediamo. Ah, Mentorelli segna anche lui i suoi primi punti in maglia Gordon. Vediamo intanto Tagliabue ancora in panchina, capitano Daniello imbeccato benissimo da Piazza ma sbaglia. Intanto avete visto l'abilità proprio di Piazza e di Nicolao, che ogni volta che il lungo avversario conquista il rimbalzo loro si avventano subito dando buono Manetti da tre, poteva esserci un rischioso fallo di Ferrari, il rimbalzo è per Olginate, Alessio Donadoni e vedete palla persa. Sono molto aggressivi quando si ferma il gioco, loro vanno sulla palla. Coach Rubini li ha istruiti e infatti è una squadra che ruba molti palloni. Piazza, arresto, tiro, niente, rimbalzo di Donadoni e finisce il primo quarto 17-18 per Padova. Andiamo a vedere intanto come siamo come score
Ferrari per Padova, 8 punti, è il top scorer della partita, 4 D'Agnello, 4 Morgillo, mentre per Olginate e Bugatti in soli 3 minuti, 5 minuti ha messo a segno 7 punti, 3 punti per Basile, 3 punti per Manetti e poi 2 Donadoni e Mentorelli. Adesso vediamo in questo secondo quarto cosa accadrà, intanto la partita è sicuramente in equilibrio. Piccolo stacco per break pubblicitario. La sigla, la sigla. Bernareggio 21-6. Intanto andiamo a vedere i punteggi sugli altri campi del girone B. Questa sera solo 3 partite, con Varese e gioca contro Vicenza, sta vincendo Vicenza 36-40 al 19esimo, mentre Bernareggio, oltre all'ottima partenza in casa di Piadena con una vittoria netta di largo vantaggio, anche questa sera contro un'altra neopromossa, ancora una Cremonese. E qua palla in mano a Padova per il secondo quarto. Bianconi è entrato in campo Bedin, che a Mestre si era infortunato, una botta alla spalla, però ha ripreso velocissimamente. Altro tiro da tre, questa volta è di Bianconi, solo Ferro, rimbalzo di Ratalino, riparte Basile per Ratalino, ancora e fallo di Bianconi. Bedin esce a prendere la palla alto, intanto è uscito Manetti, Ratalino e... buono, va Frana a terra, adesso deve recuperare Ferrari, va fino in fondo, bravissimo Gatti, vedete che è stato bravo a mettere corpo e mani correttamente, drittissimo, e ha praticamente bloccato la penetrazione di Ferrari con un leggero tocco alla palla quasi stoppata. Rientra Alessio Donadoni, esce Mentonelli. Bravissimo Simone, buon esordio con 2 punti anche per lui, subito, non si è fatto attendere il suo esordio con i 2 punti a referto. D'Agnello, De Nicolao, Bedine, cambia, Ferrari ancora, ed è fallo, non è canestro, perché il fallo è stato nettamente prima della virata, non poteva essere canestro. Ferrari reclama, dice era buono, però sa anche lui che ha tirato nettamente dopo. Rimessa dal fondo per De Nicolao. De Nicolao va subito a prendere e si aiuta, gioca 2 con Bianconi, il tiro, niente da fare, rimbalzo di Gatti che riparte, la passa forse doveva andare fino in fondo ma non ha osato, e adesso tira da 3, niente, e Bedin, un lupo, lo prende, segna, 2 punti, 19-18, Olginate, continua a lottare, vedete Alberto Bedin, lottatore da Lugo, nativo di Riva del Garda, con noi questa sera in questo campionato. D'Agnello contro Ratalino, buono lo scarico di Nicolao per... vedete giocano bene, bravi, bel gioco, Morgillo scarica dentro subito per Ferrari, ottimo gioco, ma Olginate deve cercare di trovare l'antidoto, anticipato e velocissimo. Qua cos'è? Fuori.
Stavo dicendo che Olcinate deve trovare un antidoto perché non può continuare a subire questi canestri ben costruiti da Padova. Intanto entra Schiavoni, il capitano, ed è uscito, andiamo a vedere, Daniello. Riparte Basile. Basile di Altamura. Però Bedini non ce la fa. E adesso il pallone viene dato a favore di Padova, ma apparentemente un po' dalle lamentele sembra che ci sia stato un tocco degli avversari. Olcinate avrebbe voluto la rimessa. Intanto è entrato in campo, vediamo, per Olcinate Correri, ed è pronto adesso anche Tagliabue, quindi ci sarà il cambio per Natalino. Fallo di Bedin. Pronto a uscire Natalino, come vi avevamo anticipato, entra il capitano Marco Tagliabue. Tagliabue, è uscito anche Piazza. Sembra. 3 secondi, viene fischiato 3 secondi, erano tutti in area. Intanto è entrato Calò al posto di Piazza, quindi ha messo centimetri in campo Coach Rubini. Correri anche lui in campo, questo è fallo di Morgillo su Bedin. Appena messo palla a terra è stato letteralmente più veloce, ma Alberto ha sfruttato sicuramente il lato debole della zona difensiva di Morgillo, e Morgillo ha dovuto fare fallo per fermare, altrimenti sarebbero stati 2 punti sicuri. 20 a 19 intanto per Padova al 13° minuto. Minuto e si ritorna in campo. I due arbitri vanno a richiamare i giocatori. Tanto ricordiamo le formazioni: Basile, Correri, Bedin, Tagliabue, Donadoni per Olcinate, Di Nicolao, Schiavon, Morgillo, Bianconi, Calò. Anche Calò, un ex di Bernareggio prima e poi di Lecco l'anno scorso in A2 a Ferrara, e quest'anno rientra a Padova per un posto sicuramente più importante nelle rotazioni di Padova. Correri, pronto alla rimessa per Donadoni. Basile, dall'altra parte arriva velocissimo Correri, si allarga la difesa, Bedin va a aiutare, scarica subito Basile, niente, è bravo Donadoni a accaparrarsi il rimbalzo, chiude un rimbalzo, una palla vagante. Basile deve allargare, attenzione perché mancano pochi secondi, deve affrettare, tira in qualche modo, fallo di Bedini in attacco che si avvantaggia mettendo una mano sulla spalla dell'avversario. E gli arbitri queste cose le vedono subito, giustamente. Secondo fallo anche per lui, entra Piazza, esce De Nicolao. Adesso 3 falli di squadra per Olcinate e 2 per Padova. Si riparte con Piazza, quindi avvicendamento in questo secondo quarto, non più 2 play per Padova, ma prima Di Nicolao si è riposato Piazza e adesso viceversa. Bianconi, fortunatissimo, la palla prende cortissima, si impenna, entra, e adesso è 23 a 19.
piccolo allungo per giocatori e sbaglia Donadoni per Bedin. Vedete che la difesa di Padova sta mettendo letteralmente in difficoltà nelle rotazioni e nella rotazione della palla. Oginate sta facendo fatica, riesce a trovare sempre l'uomo giusto che si mette sulla linea di passaggio, e quindi Oginate deve rallentare la sua rotazione in attacco, perdendo quei secondi. Bianconi non va a prendere in balzo Alessio Donadoni, riparte Basile, ancora palleggi, rientra intanto, è pronto a rientrare Manetti. Vedete, troppi palleggi per Oginate, che viene chiusa. Buono il passaggio, questo cos'è? Bedin dice non so più cosa fare, allarga le braccia, molto probabilmente adesso esce Alberto Bedin, rientra Manetti, l'arbitro subito lo richiama e gli dice metti dentro quella maglia, e lui ne mette dentro uno spicchio. Rimessa subito, segna la 3 Basile, 23-22, importante questa bomba perché da troppo tempo e soprattutto mancava pochissimi secondi per andare al tiro, e quindi ha dovuto tirare sbilanciato ed è stato caparbio ma molto bravo, bravo Nicolò. Adesso è Alessio Donadoni che prende, e finalmente che il fallo glielo fischiano. Bianconi, secondo fallo, e adesso ci saranno due tiri perché il pallone si è fermato sul ferro. Alessio ha fatto tutto bene, è stato un po' sfortunato, ma d'altronde aveva davanti anche tutto il fisico di Bianconi che gli ha oscurato tutta la visuale. Alessio segna il pareggio, 23 pari. Sbaglia il secondo, il pallone rimane quindi 23 pari. Piazza per Schiavon. Adesso si scambiano Bianconi e Calò, ancora Piazza per Calò. Bianconi e Tagliabue che va a prendere il pallone, riparte Oginate, possibilità di allungare la striscia del 5-0. Ricordiamo, era 23-18. Buono il passaggio, è bellissimo ed è fallo di Schiavon. Bellissima l'azione, due passaggi, prima su Guerreri, il pallone si ferma, arriva come un falco Alessio Donadoni, va per il tap-in, subisce fallo, cade a terra, però come sapete la regola tap-in, il tiro è un tentativo al tiro, e quindi due tiri liberi ancora per lui. Vediamo se adesso Alessio riuscirà a fare percorso netto. Segna, 24-1. Segna anche il secondo, quindi percorso netto, 3 su 4 e i tiri liberi per lui, e 25-23 per Oginate. La situazione è positiva, che Oginate c'è contro questa fortissima Padova. Però come sapete Padova anche l'anno scorso qui proprio al Palarabasio aveva giocato. Adesso c'è il fallo di Alessio Donadoni su Piazza, quarto fallo di squadra. Stavo dicendo che l'anno scorso Oginate alla prima giornata di ritorno aveva tenuto alle strette sempre in scia Padova, ma negli ultimi minuti Padova aveva messo il turbo con Ferrari, De Nicolao e Piazza, tutti e tre giocatori che ancora oggi sono il protagonista. In più c'è Calò, c'è Daniello.
Borrelli tira subito, specialità della casa, ma si ferma sul ferro. Adesso riparte ancora Piazza, si libera, va fino in fondo e lui è bravissimo in queste letture, spaziature. Si è trovato un corridoio e se l'è preso. Adesso è fallo di Calò. Fallo di Calò. Calò è un ottimo giocatore, però tendenzialmente tende sempre a fare molti, molti falli, molto generoso, non perché sia cattivo, non fraintendetevi, però è un giocatore molto generoso, me lo ricordo anche a Bernareggio, entrava sempre dopo 3-4 minuti dal quintetto, aveva sempre due o tre falli, deve riuscire a gestire la sua situazione falli. Basile va a segnare il primo tiro libero. Segna anche il secondo, sempre più due, 27-25. Riparte ancora Piazza. Piazza adesso sta cercando di costruire, intanto Calò, ricordate che è uscito per... Bravo, bravo Alessio, che gli mangia in testa a Bianconi il pallone. Lo porta via con l'aiuto di Tagliabue, da tre ancora, è corto, vediamo, Bianconi riesce a prendersi, ma è bravissimo lui a prendere. Tagliabue stoppa prima, poi stoppa anche il secondo ed è il pallone, viene catturato da Basile. Buone ginate, non demorde, pasticcia un po', però è aggressiva. Adesso Tagliabue contro Bianconi, Tagliabue scarica per Manetti, da tre, niente da fare, purtroppo polvere bagnate, 3 su 13 da oltre l'arco per Olginate, di cui due sono di Basile, di queste 3 su 13, Daniello ancora per Morcillo. Daniello, la sua specialità, e vediamo, c'è il fallo, ha preso un bel rimbalzo Morgillo, anche lui adesso, avete visto, appena entrato Tagliabue, e adesso due torri, ha capito coach Meneguzzo che Bianconi e Morgillo stanno mettendo in difficoltà i lunghi di Olginate, entra Ratalino al posto di Manetti, ma nel frattempo è uscito Bianconi, se non sbaglio, quindi mossa e contromossa. Vediamo se ho visto bene, sì, è rientrato Ferrari, quindi volutamente, appena visto due torri per Olginate, ha passato con Ferrari per cercare la sua mobilità di gambe nel pitturato, cercare di fare male così come ha fatto finora. Ricordiamo che già in doppia cifra, 10 punti, ma 8 punti li ha segnati tutti nei primi 5 minuti. Adesso abbiamo bisogno del miglior Gorreri, on fire. 27-26, buono il secondo per Morgillo. Intanto il parziale è 10-7 in questo secondo quarto per Olginate. Donadoni, vediamo. 3 secondi, no, vediamo, no, è stato fallo, ha preso posizione, è stato fischiato un fallo a Ratalino, secondo fallo, per situazione falli c'è Bugatti e Bedin con due falli, quindi a riposo forzato, mentre Morgillo ha tre falli. Però continua a essere in campo, rimbalzo ancora di Basile. Attenzione, Tagliabue arriva, Gorreri ancora molto larghi, vedete i giocatori di Olginate, allargano adesso 8 secondi per andare al tiro, Ratalino deve tirare, si gira subito, è sfortunato, doppio rimbalzo sul ferro e la palla schizza fuori, 27-26. Le squadre stanno tirando male, Olginate col 33% dal campo e 40% anche Padova, quindi sicuramente è fallo di Donadoni, ha trattenuto Ferrari,
Ferrari aveva ormai un'autostrada davanti a sé e non ha potuto far altro. Adesso è un minuto, ci saranno due tiri liberi di Ferrari perché entrambe le squadre sono in bonus. Andiamo intanto a vedere anche gli altri campi, con Vicenza che sta vincendo a Varese 51-42, quindi sta confermando la sua quadratura di squadra, sicuramente una squadra di vertice. Bernareggio intanto sta dominando 33-14, penso che Bernareggio sia decisamente più forte dell'anno scorso, con Diouf, con Quartieri, con gli innesti che ha inserito quest'anno, o che sicuramente hanno dato maggior forza sia fisica che nelle soluzioni in attacco. Olginate al 18esimo conduce di un punto 27-26. Intanto le percentuali solo 3 su 14 da 3 per Olginate, ma anche Padova non fa meglio perché 1 su 10 da 3. Mentre Padova, grazie a Ferrari che con il suo 5 su 5 ha un buon percentuale, 11 su 20 al tiro o dal pitturato. Ferrari, due tiri liberi per lui. Padova ha tirato solo 1 su 2, due tiri liberi, sbaglia anche lui, quindi rimane ancora fermo a un tiro libero in lunetta. Vediamo se adesso 2 su 4, quindi 1 su 2 per Morgillo e anche 1 su 2 per Ferrari. Ferrari va a 11 punti e 27 pari il tabellone, a 1 minuto e 15 dal riposo lungo. Ratalino, tagliabue, non ancora scritto a referto alcun punto, adesso vediamo. Tagliabue, sbaglia Basile, preso in mezzo Bugatti, non poteva fare altro che cercare di correre. Adesso altro pallone perso per Olginate e quindi due punti, e siamo palle perse 6, non tante ma tutte molto pesanti. In qualche modo Basile riesce a tenere palla, vedete, mancano 5 secondi, Gorreri deve tirare, tira da 3, segna, avevamo detto c'è bisogno di lui, 30-29, contro sorpasso ancora, 26 secondi, però Padova non potrà andare fino alla fine, rimarrà una manciata di secondi per Olginate, difficile che Olginate possa avere una possibilità. E cosa fischia? Fallo su Ferrari ed è di due tiri liberi, fallo di Basile. Adesso Basile va, due falli anche per lui, ancora Ferrari come prima, sbaglia il primo tiro libero, rimane 30-29 per Olginate, però a questo punto ci sono 11 secondi per un nuovo attacco per i padroni di casa. E invasione di Morgillo, è entrato praticamente un quarto d'ora prima. Rientra Bedin, esce Ratalino. Vediamo se questo quintetto cercherà di produrre un importantissimo canestro. Vediamo in qualche modo, attenzione che la palla, perde la palla addirittura, avete visto, ancora una volta i bravissimi De Nicolao e Piazza. 4 secondi per fare una rimessa e perdere il pallone, contro minuto, coach Meneguzzo è inviperito, perdere un'opportunità del genere, ma soprattutto questi sono possessi che tolgono due punti a te e potenzialmente ne danno due ai tuoi avversari.
Attenzione. Adesso vediamo come decideranno di attaccare o difendere questi ultimi 6 secondi con palla in mano a Padova. 30-29 intanto per Olginate. Partita ancora equilibrata, con sicuramente un gioco più corale, più armonioso da parte di Padova, più macchinoso per Olginate, ma il punteggio dice però il vantaggio minimo di un punto per Olginate. Ricordiamo ancora una volta, diretta streaming grazie al team di Vittorio Velardo, canecaccia.com, tutto il basket dalla Serie B fino alla promozione, punteggi in tempo reale, parziali, tabellini, classifica marcatori, ci sono tutti, lavoro minuzioso. Adesso vediamo subito Ferrari scarica dall'altra parte, tira De Nicolao, niente da fare, la partita finisce, il primo tempo finisce 30 Olginate, Padova 29. Ricordiamo i tabellini per Olginate, 8 punti. Tempo, punteggio. Buonasera, in diretta per il secondo tempo qui Olginate al Palaravasio. Olginate avanti 30-29 al fine del primo tempo. In campo adesso abbiamo Basile Manetti, Donadoni Tagliabue, Bugatti per Olginate. E subito da tre, cortissimo per Bugatti. Dall'altra parte i veneti con Piazza, Di Nicolao, Bianconi, Ferrari, Daniello, con Ferrari già a 11 punti e ben 19 di valutazione, il MVP del primo tempo. Daniello, Piazza, Bianconi, scarica 6 su 6, si perde e si mangia Bugatti, 6 su 6 sono 13 punti. Ancora nessun errore per Ferrari, errore di Bugatti e Ferrari 7 su 7 e sono 15 punti, break 4-0, 33-30, troppe palle perse, ma palle perse che hanno lanciato il contropiede, quindi pesantissimo. Vediamo 8 palle perse per Olginate, adesso deve tirare perché sta arrivando, niente, a 24 ed è subito un altro contropiede, 6-0, partenza velenosissima di Padova e quindi 6-0, 34, 35-30, massimo vantaggio per i veneti con adesso coach Meneguzzo che richiama i suoi. Avete visto ancora una volta però Olginate troppo macchinoso nel costruire i suoi attacchi e grazie chiaramente anche alla difesa, all'ottima difesa di Padova. Intanto vedete, vi stavo raccontando prima dell'ottima performance di Ferrari con 11 punti al primo tempo, 19 valutazione, in praticamente in 70 secondi è passato 15 punti e 25 di valutazione. Ferrari un 4 anomalo perché chiaramente non è lunghissimo, altissimo fisicamente, ma nel pitturato sa usare il fisico e grazie alla sua tecnica con mani molto educate sbaglia pochissimo e infatti stasera ce lo sta facendo vedere tutto. 7 su 7, rientra Ratalino. Donadoni a centimetri su Piazza, ma in questo momento sta facendo fatica. Vedete, quasi Daniello si riporta a casa un altro extra possesso. Adesso ci sono 8 secondi e poi con questi attacchi ben controllati da Padova si arriva a dover tirare proprio gli ultimi secondi. Donadoni deve sfruttare, dicevamo prima, le sue leve e i suoi 10 centimetri almeno abbondanti di più di Piazza o di Nicolao.
Daniello prende le misure, scarica per De Nicolao, buono lo scarico e adesso gli danno il fallo a Donadoni. Donadoni ha messo in pratica quello che Padova fa giustamente tutte le volte, quando si ferma il pallone la manata sulla palla, e invece questa volta Donadoni ha preso la palla, ma molto probabilmente ha preso anche le mani, perché gli è stato fischiato il fallo. Niente da fare, adesso c'è il fallo, vediamo di chi è. Di Bianconi. Andiamo a vedere la situazione falli. Bianconi va al secondo fallo, mentre tre falli abbiamo sia Ratalino sia Donadoni. E fallo di Ferrari, secondo fallo di squadra. Trondè, Padova è una squadra che difende molto bene, molto aggressiva, molto alta, quindi lascia poco spazio nella costruzione. Basile per Ratalino, e diventa un assist ed è passi. Passi, errore pesante di Tagliabue, che il pallone gli era praticamente carambolato, era diventato un assist per lui, non se l'aspettava probabilmente e ha perso il momento buono. Adesso attenzione ancora Ferrari, Ferrari contro Ratalino, Ferrari. Bellissima la stoppata senza saltare, ha solo messo corpo 15 cm più 10 cm in più di braccia e gli ha praticamente eclissato il canestro a Ferrari questa volta. Ferrari ancora contro Tagliabue, adesso il Tagliabue che lo stoppa, due stoppate nella stessa azione, forse per cominciare a far sentire che la difesa c'è. Niente da fare, Basile è andato fino in fondo, De Nicolao da tre. Tagliabue fa buona guardia, ma dall'altra parte non c'è nessuno. Bianconi prende e facilmente appoggia. Troppi errori di Olginate. 37-32. Donadoni, adesso è lui, scarica dall'altra parte. Gorreri, stoppatona, ma è Ratalino che è stato troppo macchinoso. E adesso piazza, vedete nei ribaltamenti, è una squadra pericolosissima. 32-39, Olginate deve cambiare ritmo. Adesso aveva costruito un'azione magistrale, ma Ratalino pensava di avere ormai la strada spianata e il tu per tu con il canestro. Ha rallentato il movimento, ma Bianconi è stato bravissimo a rimandargli in gola questa la palla, che hanno scaturito due punti in meno per Olginate, due punti immediatamente per il contropiede di Piazza. Donadoni ancora contro Piazza, Donadoni scarica su Ratalino, avete visto, è stato un falco, Bianconi era già pronto per andare a stopparlo ancora. 39-34, dal più 7 si è tornati a più 5. Guadagna la palla e altro contropiede questa volta di Donadoni con assist per Ratalino, e Ratalino ne fa 4 di fila. 39-36, un mini break per ridare fiducia a Olginate. Nicolao, fallo di Basile ed è il quarto fallo, mi sa. Andiamo a vedere, no scusate, il secondo fallo era Ratalino che, come avevo detto prima, ne aveva 3. D'altronde era, sarebbero stati due punti sicuri per Ferrari. Vedete, buono la costruzione della rimessa, Daniello per Bianconi, Piazza adesso se la giocherà contro Tagliabue e segna, arresto, tira, back step, step back, e va a segnare 41-36. Non molla Padova con un 10-6, con quel break di inizio
ripresa, fallo di Daniello, era stato bruciato da Alessio Donadoni. Alessio Donadoni in questo momento è il giocatore più in palla, più veloce, più difficile da marcare per uscire a tagliabue. Infatti rientra Bedin. Tagliabue è sfortunato in questo precampionato perché uno stiramento l'ha messo ai box per 10 giorni, e come sappiamo quando Tagliabue deve interrompere la sua preparazione paga poi di freschezza atletica. Guerreri per Bedin, niente da fare, non gli viene fischiato nulla. Ferrari che è più veloce di tutti, però signori non possiamo prendere a campo aperto questi contropiedi, non si può. Bedin contro Bianconi, Bedin gli prende la maglia, gli prende tutto, gli viene dato fallo. Bedin bravissimo, classe 99, da Lugo. Ci saranno, non saranno due tiri liberi, vediamo. Sì, perché è falli di squadra, è in bonus, quindi ci saranno i due tiri liberi. Rientra Morgillo, è uscito Bianconi. Bianconi si è fatto sentire sicuramente in questo, nei suoi 15 minuti che è stato in campo. Sbaglia il tiro libero Bedin. Diventano 6 su 9 per Olginate. Segna 7 su 10 i tiri liberi di squadra, 37 Olginate, 43 Padova. Si è sempre a meno 6 con 4 minuti nel quarto per cercare di ricucire. Intercetta bene il passaggio effettuato da Daniello e Donadoni. Adesso Di Piazza, Piazza che è ancora lui. È praticamente immarcabile, questa sera è immarcabile. Fallo di Daniello su Ratalino, due tiri liberi. Reclama Daniello, ma il fallo c'era. Due tiri liberi. Però il parziale è 14 a 7 per Padova in questo terzo periodo. Ah, buono il primo, un po' fortunato, triplo rimbalzo sul ferro, ma il pallone si insacca. 38-45. Niente da fare, il secondo tiro libero. Bravo Bedin e poi Guerreri finalizza il recupero con palla Basile, Donadoni, Guerreri. Ratalino lo aiuta, Guerreri gli dà la palla subito, Ratalino porta dentro, niente da fare, l'appoggio, vedete nonostante i centimetri non è riuscito a far suo il canestro, ottima la difesa, adesso prende il pallone, chiede, avete visto che non ci sarebbe stato infrazione di campo. Subito dentro Calò, dentro Gatti, vediamo chi esce, esce De Nicolao, entra Calò, mette centimetri, coach Rubini, esce Guerreri, entra Gatti, un po' di freschezza atletica adesso di Matteo Gatti, anche lui giovanissimo, classe 2000, proveniente da Lissone, dopo un'ottima annata in C-Gold nelle file di Lissone, approda in Serie B per la prima volta. Basile per Gatti, Bedin contro Bedin, Bedin non ce la fa, pasticcia un po', ha tentato in un carpiato e vedete infatti il coach gli dice non devi ritirare così, fai le cose semplici. Altra possibilità per accorciare il distacco, ma Padova continua in regia. Piazza, Daniello, Piazza,
alla, è toccata da Ratalino ma va fuori, quindi 9 secondi per andare al tiro con 3 minuti di questo terzo periodo. Daniello esce e gli viene fischiato un fallo. Tanta l'esperienza di Daniello, praticamente è uscito da un blocco, si è un po' allargato le braccia e gli arbitri in questi casi molte volte fischiano un po' il fallo. Tre falli di squadra per Rocinante. Grazie. Stoppato da Ratalino, Basile non può lanciare subito il contropiede, però adesso si gioca e persa la palla. Un altro errore per i nostri ragazzi, è scivolata proprio la mano, la palla dalle mani, possono capitare purtroppo. Guarda che le palle perse comunque sono, il computo sono 10 pari, però quelle forse di Olginate sono state più velenose perché poi hanno scaturito dei contropiedi. Adesso ancora tutta l'esperienza di Daniello, Gatti cerca di mettere il fisico, commette 2 falli consecutivi e adesso la squadra di casa va in bonus, dal prossimo giro ogni fallo sarà 2 tiri. Palla ancora Piazza, vedete, contro Ratalino, Piazza, gioco facile, ha una capacità di leggere i movimenti, i cambi tra i vari mismatch e quindi si è portato prima spasso, questo è canestro buono di Basile che subisce fallo e poi va a scontrarsi con Donadoni che prende una botta al naso. Piazza vorrebbe il fallo a favore, a mio avviso il canestro c'è tutto buono e c'era anche il fallo. 40-47, dal più 9 si torna a più 7, massimo vantaggio aveva toccato Padova. Piazza continua a reclamare con l'arbitro, chissà, magari gli porterà qualche beneficio. Intanto anche Piazza si porta a 8 punti con 4 su 6 al tiro, molto preciso. La differenza comunque è tutto nella prestazione balistica, 36% per Olginate e 50% per Padova. Segna, tocco da 3, quindi di Basile. Basile esce per un po' di riposo, un po' di fiato, entra Mentonelli. Quindi adesso in regia Olginate ha un giocatore del 2000, due giocatori del 2000, pertanto giovanissimi, formazione giovanissima quella di Coach Meneguzzo, con Alessio Donadoni 98 in campo, Pedin 99 e 97 Ratalino. Adesso fallo di Mentonelli. Quindi 2 tiri liberi per Piazza. Un quintetto per Olginate dove il più vecchio è Ratalino del 97. 48-41, Piazza precisissimo i tiri liberi. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Donadoni, si riparte, si rimane a meno 7. Ratalino si scambia adesso Donadoni. Donadoni indica la posizione, Bedin lo aiuta, scarica dall'altra parte, Gatti da 3 è corto. Ha perso l'attimo Gatti, quindi viene
inerzia, adesso perde il pallone Bianconi, riparte Bedin, la partita non è sicuramente spettacolare in questo momento. Mentonelli è un'altra sventagliata, adesso attenzione, due tiri piuttosto avventati dai nostri classe 2000. Mentonelli, niente da fare, pasticcia Olginate, bravo però questa volta Gatti a mettersi tra il canestro e Daniello, e Daniello deve lanciare la palla in alto andando ben lontano, quindi il punteggio rimane a meno 7, ma Olginate sta facendo veramente fatica. Fallo in attacco di Bedin. Fallo in attacco di Bedin. E quindi altra possibilità per un nuovo allungo per i Veneti. Rientra intanto, è pronto a entrare Tagliabue, vediamo sì, se ci sarà un possesso. Piazza da 3, fortunatamente sbaglia, Bedin prende il rimbalzo. Sarebbe stato pesantissimo andare in doppia cifra sotto, adesso 22 secondi. 22 secondi, ultimo gioco, si andrà a tirare alla fine. Gatti da 3. 3 segna questa volta, Gatti da 3, bravissimo, però raga, 3 secondi da 3. Non va. Fortunatamente Olginate con questo tiro di Gatti si riporta 44-48, avete visto, il basket è spettacolare, c'è stato il brivido del meno 10 e invece sul ribaltamento il canestro di Gatti, classe 2000, va a segnare dopo aver fatto un airball pochi istanti prima. Bel carattere, bravo Matteo, bravissimo. 44 Olginate, 48 break per noi. Siamo in diretta qui a Olginate, andiamo sugli altri campi a vedere, mancano pochissimo, manca un minuto, siamo all'ultimo giro di orologio per Varese che è a 75 e Vicenza 79, sempre in vantaggio Vicenza. Bernareggio invece ha sotto controllo la partita dopo l'inizio 33-14, adesso sta conducendo 56-40 al 33esimo. Quindi tutto da giocare dopo questo terzo quarto, con sicuramente Padova che ha avuto l'inerzia della partita nelle sue mani, però questa tripla finale ha riportato perlomeno un po' di spirito, un po' di carica per i padroni di casa. Sempre distante le prestazioni al tiro, percentuali 34% per Olginate, 46% per Padova. Fortunatamente per Olginate rimane sempre 1 su 15 da 3 per i Veneti, mentre 5 su 19 e per i padroni di casa. Daniello, Calò. Rimbalzone e adesso segna la tripla Piazza. Rimbalzone, avete visto, di Daniello che in qualche modo riesce addirittura dal rimbalzo al volo a servire un assist bellissimo per Piazza. Sbaglia Rattalino, riparte Daniello, si ferma subito. Bianconi da 3 e con due bombe come all'inizio del terzo quarto, un 6-0,
Il 6-0 del terzo quarto è nato praticamente da tre contropiedi e da palle perse, qui invece è nato chiaramente e da una tripla e poi da una palla persa con Bianconi che aveva il piede sulla riga e quindi è stato dato giustamente da due. Però adesso sono 9 punti, ci sono ancora 9 minuti, ma sono stati 42 secondi pesantissimi per Olginate. Adesso coach Meneguzzo ha richiamato i suoi, vediamo cosa sarà riuscito a dire e a raccontare ai suoi ragazzi in questi 60 secondi. Pronto Tagliabue, intanto cambia dentro Tagliabue, esce Rattalino. Rattalino a Mestre è stato il mattatore con 18 punti questa sera. Sicuramente positivo, 23 minuti per lui, pochi rimbalzi, solo 2 rimbalzi in difesa e solo un 2 su 7 al tiro, mentre 1 su 2 ai tiri liberi. Vedete, continua macchinoso, adesso è Mentonelli, bravo Mentonelli, bravissimo, mette tutta la sua grinta, penetrazione, il suo punto di forza. Avete visto il momento in cui la squadra non girava, non c'era gioco, si stava scadendo anche i 24 secondi e lui che in mano sinistra ha portato praticamente il suo uomo sotto il canestro e ha segnato. Gatti ancora dentro, dentro Bianconi, Gatti, adesso bravissimo e c'era contropiede, arbitro, bravissima comunque la difesa di Gatti. Era già pronto andare in contropiede, l'arbitro ha fischiato infrazione di 24 secondi, di fatto fermando il contropiede. 46 Olginate, 53 Padova. Donadoni scivola, riesce a passare a Mentonelli. Donadoni, mancano pochi secondi alla fine dei 24 secondi. Donadoni capisce che deve segnare, segna, è buono il canestro e c'è anche fallo, fallo di Ferrari su Bedin questa volta. ...53-48, si ritorna a più 5 per Padova dal più 9, quindi rosicchia qualcosa. Diciamo che si è usciti dal time out di coach Meneguzzo con l'energia giusta per non andare sotto in un passivo che avrebbe potuto mettere in grossa difficoltà Olginate. Questi 4 punti perlomeno continua a far capire che Olginate è viva. Daniello, Bianconi, perde la palla, scivola, Mentonelli, si ferma, ragiona, bravissimo. Arriva Donadoni per Tagliabue da 3, è lunga sul ferro De Nicolao, vola e Mentonelli mette tutto il corpo, giustissimo, fallo acuto, intelligente di Mentonelli perché De Nicolao stava andando via. Velocissimo Simone, adesso rientra Schiavon per Ferrari, rientra adesso, esce praticamente Piazza e Bianconi ed entrano Schiavon, che ha giocato pochissimo Schiavon finora, andiamo a vedere, ha giocato solo 6 minuti il capitano, altro capitano che proprio l'anno scorso qui in quel famoso break aveva messo due triple in un battibaleno. Fa tutto Calò,
il pallone e poi gli dà infrazione di piede, il pallone va a carambolare sul piede di Ferrari e Oginate c'è, sembra aver anche aumentato l'intensità difensiva adesso. Lo leggiamo perché Padova sta facendo più fatica a muovere l'attacco. Mentonelli contro Nicolao, scarica per Gatti, è lungo, avete visto Schiavon praticamente ha tenuto la maglia di Donadoni e poi adesso va a segnare con fallo di Rattalino, però gli arbitri non hanno visto cosa Schiavon ha fatto dall'altra parte, ha praticamente tenuto per la maglia Donadoni e gli arbitri non l'hanno visto, quindi Donadoni è caduto e Schiavon si è precipitato in attacco, praticamente aveva un'autostrada davanti a sé e l'ha sfruttata nel miglior modo possibile. Adesso tiro libero supplementare per lui, può tornare a più 8. Beffato, fallo a Rattalino, fallo a Rattalino, quinto fallo. Una volta dicevano che gli arbitri erano a favore dei padroni di casa, stasera proprio non l'ho visto questa, lo dicevano nel calcio forse, non lo so, in tutti gli sport. Sicuramente non abbiamo visto un'agevolazione ai giocatori di casa, anzi, adesso Schiavon, e questo cos'è? Fallo, l'ha visto, l'aveva praticamente a braccetto. De Nicolao, fallo su Guerrieri, intanto Oginate è già in bonus mentre Padova è al suo secondo fallo, mancano solo 6 minuti al fischio finale. Oginate non riesce a rientrare da questo meno 7, però sta dimostrando di esserci in partita, perché ogni volta che Padova non molla un attimo, Oginate c'è, mette dei canestri pesanti e quindi si riporta sotto. Ricordiamo, fuori con 5 falli per Rattalino. Ne hanno fischiato nella stessa azione due falli, il primo c'era, il secondo forse qualche dubbio, però di fatto è a casa. Mentonelli, 8 secondi, De Nicolao, Nicolao mette il fisico, Mentonelli si incattivisce troppo e va a perdere la palla. E viene dato il fallo. Cercato la stoppata Donadoni, quindi ci saranno 2 tiri liberi per Ferrari. Finora 19 punti per Ferrari, 9 su 11 e 1 su 4 i tiri liberi in 24 minuti, 28 di valutazione. Pronto Bugatti, esce Donadoni. Donadoni è in campo praticamente dall'inizio, 33 minuti ha giocato, con 19 di valutazione, 33 minuti in campo su 34. Ferrari segna, si torna a più 8. Segna anche il secondo, il momento cruciale, ha incominciato a segnare anche i tiri liberi. Ferrari era su 1 su 4, adesso va 3 su 6. Attenzione, che gliene hanno fischiato uno. Un fallo che è durato almeno 10 secondi questo, e poi alla fine a Ferrari gliel'hanno fischiato. Bedin è roccioso, non si è spostato di un centimetro.
9 punti di vantaggio, mancano 6 minuti, 5 minuti e 53. Bugatti, è entrato anche Basile, quindi sono usciti Gatti e Mentonelli. Bugatti da 3 non va, il suo tiro da 3 riparte velocissimo. Schiavon, attenzione, ed eccolo, e sta succedendo quello che è successo l'anno scorso. Schiavon non aveva giocato, non aveva fatto niente, è entrato, ha segnato 2 tiri liberi, il canestro supplementare la tripla, 6 punti vitali. Questi sono i giocatori. Bravo Schiavon. Adesso Bedin ha pasticciato un po' con il canestro, non ha segnato, però rimbalzo c'era Bugatti che sul tappino ha subito il fallo e adesso ha 2 tiri liberi. Però sono 11 punti che diventano 10 con questo primo tiro libero. Il passivo è anche troppo pesante per quello che si è visto in campo finora, però sta meritando Padova. Sbaglia il secondo tiro libero, si rimane a più 10. Ferrari scarica Daniello, Morgillo da 3. Morgillo da 3, diventano 13 punti. Adesso il distacco è pesante. Basile ha rischiato di perdere la palla. Gorreri deve forzare da 3, segna, riporta a 10. ...62-52 per Padova sotto la regia di De Nicolao. Tagliabue anticipa questa volta Ferrari, parte per il contropiede, Gorreri ancora, è corto e Morgillo si prende il rimbalzo. Che peccato, poteva riaprire questa tripla. Gorreri era in tripla, prende, recupera la palla Gorreri, non devi aver paura, e viene dato fallo in attacco a Basile, fallo in attacco a Basile mentre Gorreri era andato a segnare. Minuto, 4 minuti e 11, minuto per coach Meneguzzo. Non ci voleva questo fallo in attacco, poi andremo a vederlo alla Moviola nel dopo partita. ...6-23 il tiro dall'arco per Olginate. È poco, ma è poco anche quello di Padova, 3-17. Però Padova ha messo a segno 24-38 da 2 ed è una percentuale molto, molto pesante contro i 12-29 da 2 di Olginate. Perfetta parità anche nelle palle perse, 15 pari. Intanto Ferrari è a 30 di valutazione, Morgillo 19 con 9 rimbalzi, 8 punti. Mentre sul fronte di Olginate solo Donadoni è a 19 di valutazione. Adesso in campo per Olginate Bedin, Tagliabue, Bugatti, i Gorreri e Basile, mentre Schiavon, De Nicolao, Morgillo, Ferrari, Daniello sul fronte opposto. De Nicolao per Ferrari, Schiavon pasticcia e poi pasticcia fino in fondo, Gorreri non la lascia, preferisce prendere la palla per lanciare il contropiede. Ancora scambio di piazza, Basile, bellissimo l'assist di Gorreri per Bedin e si torna a meno 8. Questa è una bella azione d'attacco perché il pallone è girato velocemente. Adesso Padova sta rallentando il suo gioco.
ed è fallo di Tagliabue su Ferrari. Due tiri liberi ci saranno. Esce Schiavone, entra D'Agnello. Ferrari. Segna nel momento topico, ha messo 3 su 3 i tiri liberi. Dopo che nel primo tempo invece aveva litigato un po' col ferro. Segna anche il secondo, si torna più 10. Basile va alla rimessa, scambia con Bedin. Riparte Basile, vediamo cosa riesce a costruire la squadra di casa per cercare di accorciare ulteriormente il distacco. Bedin per Basile. Basile deve tirare da casa sua. Il rimbalzo però di Bedin, 14 secondi per un nuovo attacco. E fallo. Fallo nettissimo, nonostante De Nicolao che dice: ma cosa hai fischiato? E cosa doveva fischiare? Doveva fischiare il fallo perché gliel'hai fatto. Rientra Donadoni ed esce Bugatti. Partita in salita per Bugatti. All'inizio hanno invertito la sua maglia, poi è entrato, due falli, ha dovuto uscire, è rientrato, ha perso quella palla velenosa, Coach Meneguzzo gli ha detto siediti e non è più riuscito a entrare in partita. Peccato. Palla persa di Donadoni. Mancano 2 minuti e 32. Rimbalzo di Gorreri, apre per Basile, arriva e va a segnare. E Bedin dice: fischiamene uno. Ferrari, molto probabilmente il fallo c'era perché col corpo è andato a schiantarsi contro. Torna sempre a meno 8, ma i minuti da giocare sono solo 2:07. Con palla in mano, Piazza contro il liberissimo Morgillo. Più 10. Temo che la partita si sia ormai indirizzata solo verso il Veneto per i due punti. Bedin per scarica per Gorreri, che ha fretta a tirare, non tira come il suo solito. E molto probabilmente Olginate ha alzato bandiera bianca in questo momento. Meno 10, manca 1 minuto e 25. Tranquillamente Piazza, Giostra, ancora come prima. De Nicolao è lungo. Morgillo schiaffeggia la palla, la butta fuori. Piazza scarica dall'altra parte e adesso ha visto il fallo in attacco di Ferrari. Quarto fallo per Ferrari, ma ormai è tardi. Comunque prestigiosa la partita di Ferrari, 21 punti, 9 su 11, 3 rimbalzi, 11 falli subiti e 31 di valutazione. Ben 11 falli subiti, ragazzi. Questo la dice lungo di quanto era pericoloso, quanto è stato pericoloso. Basile da 3, lungo, ferro, niente da fare. La partita ormai è 2 punti e tutto per gli arbitri. Fanno fermare il gioco per asciugare il parquet. Sembra
5-6-46. Adesso andiamo a vedere, saranno conclusi anche gli altri campi. Vicenza ha vinto 82-80 contro Varese e Vernareggio ha vinto 75-50 contro Soresina. Torniamo in diretta, quindi 5-6-6-6, fallo di Ferrari, quinto fallo, va a sedersi in panchina, due tiri liberi per Basile. Annullato. Nicolò Basile in lunetta segna 12 punti per lui, meno 9. 20 secondi alla fine, segna anche il secondo tiro libero, 58-66, Olginate si appresta a chiudere il suo esordio qui al Pallaravasio con una sconfitta. Bedin, vediamo, e segna. E non gli danno il canestro. La partita finisce 58-66, non gli viene dato il canestro proprio sulla sirena a Bedin, dopo che avevano sbagliato sia lui che Gorreri, quindi si conclude con 8 punti di vantaggio per Padova, meritatamente. Andiamo a vedere i marcatori: 21 punti, 23 punti di Ferrari, 12 punti di Piazza e 10 di Morgillo in doppia cifra, mentre per Olginate in doppia cifra c'è solo Basile con 13 punti. Buonasera a tutti e alla prossima diretta, e grazie ancora a canecaccia.com.